i parenti sono gli unici diciamo partecipanti al funerale, sono 6 persone. Solitamente il seguito è più numeroso, ecco, ma diciamo c'è stata questa restrittezza per il fattore del coronavirus. A porte chiuse, perché la chiesa è chiusa in questo momento che si svolge il rito funebre. Poi solitamente si fa il corteo a piedi dalla chiesa al cimitero, mentre in questo caso va direttamente in macchina col carro funebre. Tutto questo per evitare contatti tra persone, quindi per evitare ulteriori contatti con molte più persone rispetto, diciamo, a quelle che ci sono oggi, che siamo qua in totale 10 persone, ecco. Voi avete saputo quanto durerà questa misura? Allora, dalle disposizioni sembra dei comuni sembra fino perlomeno fino a mercoledì, però io ho letto, non so adesso come si chiama, un'istanza o qualcosa del Ministero della Salute, che c'è questa ristrettezza per 6 mesi, poi dopo valuteranno in seguito a quello che succede prossimamente. Ecco. Quindi per 6 mesi a Fombio potrebbero celebrarsi funerali a porte chiuse? Beh, se c'è un aumento, diciamo, dell'infezione, sicuramente sì. La comunità e i parenti si sono uniti nella preghiera dalle proprie case. C'era il calore attorno ai parenti, il conforto attorno ai parenti e alla comunità, ma come le ripeto, lo dicevo anche prima ai parenti, dobbiamo sentire questo conforto alla comunità, perché la comunità dalle proprie case ha partecipato a questa celebrazione, ecco, l'ha vissuta nelle proprie case questo momento di preghiera. Paura non ce l'ho, dico la verità, non è che abbia paura. E poi quello che succederà, questo non lo so, personalmente, ecco. Qualche fedele l'ha chiamata cercando delle parole di conforto da parte sua? No, beh, è stato più ieri, ecco, più ieri, sì, che è stato un po' un giro di messaggi e di parole, ecco, ieri, sì. Da parroco che messaggio si sente di mandare alla sua comunità? E continuiamo a pregare e aspettiamo che le cose si risolvano, ecco, la preghiera è quella che ci unisce tutti ed è la cosa migliore che possiamo fare, ecco. Dobbiamo aspettarci un aiuto divino? No, non l'aiuto divino, la preghiera ci aiuta, non è l'aiuto divino che dobbiamo aspettarci, no? Ecco, preghiamo per sentirci anche uniti e anche per aspettarci anche l'aiuto divino, ecco, non è superstizione, non è, ecco, ma per aspettarci anche un aiuto divino, ecco, sì. Quanto durerà questo limite imposto alle celebrazioni? E quindi deve sentire il prefetto, non possiamo saperlo noi, è a tempo determinato questo, eh? È a tempo determinato, sì.